Buongiorno ragazzi, bentornati a un altro video, come sempre, giù di muscoli a vita, è sabato mattina, sono più o meno le 11 del mattino, io ieri sera sono uscito, era la festa di compleanno mio carissimo amico, quindi Niccolò, se stai guardando, tanti tanti auguri ancora, spero che tu ti sia divertito ieri sera, quindi, no ragazzi, non sto facendo il coatto, sono senza maglietta perché fa veramente caldo qui a Londra, mai visto una cosa così, io inizio questa giornata con un pochino d'acqua. Mi sa che più tardi andrò in palestra. Ieri sera quindi sono uscito, ho bevuto qualche drink, niente di troppo greve, ho provato a minimizzare i danni, quindi quando esco provo a bere dei superalcolici con magari delle bevande a zero calorie. Infatti ieri sera ho bevuto, sono rimasto sulla Red Bull Zero con un po' di vodka, vodka lemon zero, whisky secco, liscio, eccetera eccetera. Ve lo consiglio anche voi se uscite, volete minimizzare i danni, ragazzi, birra, vino, eccetera eccetera, è vero, sono buoni, però contengono veramente tante calorie ed è facile sgravare, andare oltre gli obiettivi di calorie giornaliere. Quindi un consiglio per bere e rientrare nei tuoi numeri di calorie giornaliere: magari non è ottimale bere, ma si può fare, perché se vogliamo goderci la vita al pieno, feste, ritrovi eccetera, di solito l'alcol si beve, quindi per minimizzare i danni andate a scegliere uno spirito liscio oppure in combinazione con una bevanda zero calorie. Comunque, come sempre, io faccio il digiuno intermittente, inizio bevendo tanta tanta acqua, noi ci vediamo più tardi. Se mi seguite da un po' di tempo già lo sapete che durante la settimana corro dalla mattina alla sera, vado in palestra alle 5 di mattina, torno dal lavoro alle 8, edito i video, vita sociale, vita personale eccetera eccetera, quindi sono sempre di corsa. Il sabato lo utilizzo veramente per rilassarmi al massimo, è il giorno in cui alla fine rispondo a molte delle vostre email, dei commenti e guardo gli ultimi video dei miei youtuber preferiti americani tipo Max Tuning, Rob Lipset eccetera eccetera, già li conoscete sono sicuro. Quindi il sabato è una giornata completamente di relax, è la mia giornata preferita e in questo momento mi sto bevendo un po' d'acqua. E game plan della giornata: andrò in palestra con Simon, aspetto che si sveglia per andare a prenderci un caffè come pre-workout, per un po' di caffeina, per un po' di quella energia e per supprimere ancora un po' la fame. Dopo il caffè sicuramente andremo in palestra, più tardi non ho ancora niente in programma, lui andrà al lavoro, quindi potrei andare con lui a fare un pranzo, una cena dove lavora lui. Detto questo, penso che per ora è tutto, noi ci vediamo nella prossima clip. Ragazzi, noi siamo qua da Starbucks, io mi sono appena preso un, che cos'è sta roba? Un mocha, frappuccino, skinny, quindi è tutto col minimo di calorie, mi sembra che tutto questo 100 calorie. Ed era veramente buono in una giornata così fresco, ci sta. Questo quindi sarà il mio pre-workout, un po' di carboidrati, un po' di caffeina. Sammy, tu che hai preso? Bella ragazzi, io mi sono preso un bel chocolate muffin che avrà una bomba di 200 calorie circa. Sì. E poi un decaf caramel macchiato. Il solito che prendo. Il solito. Ok. Noi quindi ci godiamo qui il nostro Starbucks e ci vediamo in palestra. Oggi io farò un upper body variation, dato che la palestra di Simon non so esattamente com'è. Simon, anche tu farai upper body. Noi ci vediamo qua dopo. Eccoci qui a un nuovo commentary, ragazzi, è la terza volta che provo a farlo. Inizio l'allenamento con un esercizio delle spalle perché volevo colpire per bene le spalle in modo pesante, quindi ho scelto di fare il primo esercizio invece di fare petto, come faccio petto di solito, di fare spalle. Qui faccio 3 serie per ogni esercizio che mi vedete fare, quindi dopo spalle 3 set ho fatto passo a post bench press, come vedete qui faccio una pausa in fondo al movimento e questo l'ho iniziato a fare da direi un paio di mesi e ho notato veramente grossi miglioramenti. Il petto è sempre stato una delle mie parti del corpo che proprio non riuscivo a far crescere nonostante sono abbastanza forte, ma da quando ho iniziato a incorporare la pausa in fondo al movimento ho notato grosse grosse differenze e miglioramenti, quindi ve lo consiglio anche a voi. Poi dopo aver fatto quindi spalle, petto, passo dunque al terzo grosso gruppo muscolare che è la schiena. Come vedete qui, pollici sopra la sbarra per tirare bene con la schiena. Passo dunque al secondo movimento per le spalle, questa è una macchina, mi sembra che ho fatto ripetizioni un po' più alte, come vedete qui in realtà bisognerebbe farla da seduti, ma da seduti io non sento bene il movimento, quindi mi raccomando ragazzi, non esiste la forma perfetta, dovete sì non usare il momentum, ma ognuno di noi ha dei muscoli, delle inserzioni un po' diverse, la forma perfetta non è la stessa per tutti, quindi ad esempio io qua stando in piedi sento molto molto meglio contrarre il muscolo. Passo dunque dopo al secondo movimento per la schiena, che è questo seated row. Anche qui mi vedete che twisto un po' le mani, quindi le giro
vado da una forma pronata a una forma supinata. E anche qui tolgo il pollice per essere sicuro di non star tirando con gli avambracci, bensì con la schiena. Praticamente, ragazzi, se tenete chiuso il pollice vuol dire che state usando molti avambracci, tenendolo aperto invece state isolando praticamente la schiena. Passo dunque poi, ovviamente, il rest post training style per il deltoide laterale. Ho iniziato a fare i deltoidi laterali a ogni singolo upper body workout e sto notando anche qui grossi grossi miglioramenti. Non carico tanto, prendo veramente un peso leggerissimo, come dice Christian Guzman, peso leggerissimo e provo veramente a farla in forma corretta. Ovviamente a volte carichi un po' di più solo per sentire il muscolo sforzare con un peso nuovo, ma se no uso un peso leggero. Passo dunque qua a 3 set semplicemente di alternating bicep curls. Come vedete, sto mangiando forse un po' di più in queste giornate, infatti stanno riuscendo un po' di bene. Anche qui ho fatto, mi sembra, due set con un peso abbastanza alto e un terzo set con del carico più basso. Poi ho completato il tutto, ovviamente, con dei tricipiti. Anche qua ho fatto il rest post training style per massimizzare il volume e minimizzare il tempo e mi sembra che ho finito qui. E ragazzi, io ho appena finito l'allenamento, sto tornando a casa, è andato, devo dire, abbastanza bene, anche se quando cambi palestra, eccetera, eccetera, alla fine non riesci mai veramente a seguire i tuoi allenamenti correttamente, anche la dieta, la nutrizione va un po' tutto a puttane. Io sto provando di fare il mio meglio, quindi l'allenamento è andato bene, mi sono sentito bene, però diciamo che non so se ho colpito, se sono progredito o niente. Comunque, in questo momento io sto tornando a casa di Simon, vi faccio vedere fra un attimo il mio passo post workout. E ragazzi, velocissimamente, pasto post workout, ecco qui la bellezza, tre pacchetti di oatmeal, una banana e un po' di cannella per darci un po' più di gusto ma non completamente strafare, e ovviamente un grosso bicchiere d'acqua. Questo è tanto carboidrati, metto i macronutrienti in questo momento sullo schermo, tanti carboidrati perché post palestra è quando mi piace veramente consumare tutti i miei carboidrati della giornata. Questa è la prima parte del pasto perché, come vedete, sono solo carboidrati, pochissimi grassi, pochissime proteine. Ora mi mangio questo e stavo morendo di fame, sono le 2:30 e io sto digiunando fino adesso, quindi dopo vi faccio vedere quello che prendo come proteine. Ragazzi, parte 2 del pasto post workout, lo so, sono le 6 di sera, sono passate quindi 2 ore dall'ultimo pasto che avete visto, però stavo lavorando e quando lavoro succede così. Comunque, in questo momento, prima avevo mangiato, bella Sammy, appena tornato dal lavoro, yeah! Prima avevo mangiato tanti carboidrati, come avete visto, in questo momento invece mi faccio, ecco qua, sushi. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete che io provo a includere sempre i cibi che mi piacciono di più, e questo è appunto un sushi, è uno dei cibi preferiti in assoluto, quindi un po' di carboidrati e grassi. Ah, e come sempre, Calorie e macronutrienti sullo schermo. eccoci qua ragazzi, sono arrivate le proteine. Allora, mi sono fatto un panino con 80 grammi di bresaola, 5 formaggini light con 2 grammi di proteine a ogni formaggino. Io ora mi mangio questo, macronutrienti e soprattutto proteine sullo schermo in questo momento. E per concludere il tutto, ovviamente uno di questi yogurt proteici, altri 20 grammi di proteine. Quindi questo dovrei arrivare a un bel bulk delle mie calorie giornaliere. Io me lo godo perché ho veramente fame e mi sto guardando anche la partita della Juve il secondo tempo. Detto questo, io mi godo questo pasto, noi ci vediamo più tardi. Mezzanotte, come potete sentire, sto bollendo l'acqua perché mi faccio un'ultima camomilla di queste Dr. Stewart's, una camomilla Tranquility per dormire bene stasera, così mi faccio un bel sonno profondo. Mi ero quasi dimenticato di finire il vlog, non ho praticamente mangiato nient'altro, mi sono bevuto una Coca-Cola Light, ma sapete che tanto è 0 calorie, quindi non l'ho nemmeno inclusa nella giornata. Comunque, detto questo, spero vi sia piaciuto questo tipo di video, quindi un full day of eating con l'allenamento, anche se sto veramente lavorando tanto e correndo in giro, provo sempre a mettere dei contenuti per voi così che potete
diciamo, avere un'ottica migliore con quello che faccio io per la mia dieta, il mio allenamento, eccetera, eccetera. Io in questo momento in realtà dovrei stare a dieta, però ve lo dico sinceramente, queste ultime due giornate non ho veramente monitorato troppo strettamente la dieta, anche perché mangiando fuori mi viene molto difficile. Se mangio fuori due, tre pasti, mi viene difficile sapere esattamente quante calorie e macronutrienti sto colpendo ogni giorno. Comunque oggi macronutrienti totali della giornata li metto qui accanto, come potete vedere provo sempre a colpire almeno come minimo un 120 grammi di proteine al giorno, non vado esagerato ai 200 grammi o più di 200 grammi come c'è tanta gente che dice, ma in realtà è stato provato dalla ricerca scientifica che metto qua in questo in alto qua, la ricerca scientifica che se tu più o meno consumi, mi sembra che era 1.5 a 2 grammi per chilo corporeo, va benissimo e non te ne serve di più di proteine giornaliere. E ovviamente io vado sempre abbastanza alto in carboidrati, preferisco i carboidrati ai grassi perché mi danno quell'energia che posso utilizzare di più in palestra, mentre magari i grassi, se tu ti piace il cioccolato eccetera eccetera, allora aumenta i grassi, abbassa i carboidrati, ma io sono una persona di carboidrati, mi piace il pane, i cereali eccetera eccetera. Detto questo, io mi preparo la mia calmomilla. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, buttateci un like che mi aiutate a crescere il video. Se volete, condividerlo con dei vostri amici per fargli vedere che cos'è la dieta flessibile e come possono anche loro cambiare, rivoluzionare il vostro fisico seguendo un metodo più sostenibile, più, diciamo, piacevole di dieta. Mi raccomando, condividete questo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Detto questo, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!